10:24 di questo giovedì 19 maggio. Come annunciato, noi così abbiamo aperto le porte al sociale, esatto, al social corner con un personaggio che ormai ci segue e siamo molto contenti. E molto che lui contenti sia qui, insomma, che fa parte ormai della famiglia di Radio Roma. Presentarlo, però, a proposito di social corner, è arrivato un messaggio e ci fa piacere su Telegram, su perché Telegram. Abbiamo detto che adesso Radio Roma si trova anche sulla piattaforma Telegram e ci fa piacere perché praticamente ce lo ha scritto Marica da Capranica in provincia di Viterbo e dice: buongiorno carissimi, vi faccio i complimenti, Danilo Bruggia sei stupendo, grazie, lo ma sapevo. Aspetta, diciamo perché ti prendiamo sempre in giro e quindi giustamente è stata da notare Danilo Bruggia sei stupendo, Paciullo sei simpaticissimo, no, un po' quando uno da piccolo faceva com'è questa persona simpatica. Sono al lavoro con i ragazzi special diversamente abili, vi ascoltiamo e vediamo tutte le mattine, un grande grazie per la compagnia che ci fate, un abbraccio appunto Marica da Capranica, ci grazie, fa piacere, Marica, abbracciamo tutti carina, i ragazzi che fanno parte dei ragazzi special. Li salutiamo a proposito di social. Esatto, di e quindi a questo punto possiamo presentare il nostro grandissimo amico Fosco Ieva, eccolo qui, buongiorno Fosco. Buongiorno carissimi, grazie. Ciao. La presentazione. Guarda un po' ben dietro di te chi hai, guarda un po' chi è dietro di te. Che sorpresa. Adesso la presentiamo. Dai, vai. Sì, allora, intanto è sempre un piacere, una gioia essere qui insieme con voi in radio, fate troppo divertente. Ti facciamo ridere, Fosco? Un pochino. Ti facciamo un po' dimenticare. Sì, diciamo che in questo tempo ci vuole anche sorridere, ridere. C'è anche chi ti fa piangere, vero? Vero. Siete terribili, guarda, terribili. No, però a parte, noi parliamo di cose serie anche con un sorriso, perché poi è sempre importante sorridere e cercare di portare un sorriso a coloro che stanno più in difficoltà. Allora, oggi abbiamo il piacere di condividere questo spazio con Erika Antonelli, che è una giornalista dell'Espresso e che abbiamo pensato che oggi era opportuno averla con noi, visto che ha avuto due volte occasioni di stare con i rifugiati dell'Ucraina proprio al confine, una volta al confine con l'Ungheria, una volta proprio a Černiwsi, la città in Ucraina, la regione dove ancora, grazie a Dio, non è colpita dalla guerra, ma dove si sta facendo un grande lavoro di solidarietà per le persone all'interno E allora diamo il benvenuto. Erika, buongiorno a tutti. Grazie Ciao. Per essere qui, grazie Erika. Mille, ci fa molto piacere. Sì, io ho avuto il piacere di conoscere Erika già un paio d'anni fa, ci siamo conosciuti con l'associazione che è venuta a trovarci, a conoscere quello che noi facciamo e poi ci siamo rincontrati anche nell'ultimo viaggio in Ucraina, quindi abbiamo condiviso qualche giorno quei momenti belli insieme. Di aiuto e di solidarietà. Sì, e poi io ho avuto il piacere anche a teatro a vedere lo spettacolo, quindi grazie ancora Erika per essere venuta a vedere lo spettacolo. Ma dalla faccia che sta facendo era l'ultima cosa che avrebbe voluto fare. No, molto bene, divertente. Senti Erika, parliamo di quello di cui ha accennato Fosco. Qual è la situazione, soprattutto da giornalista che ha vissuto, che situazione c'è, a che punto è la situazione della guerra, di questi rifugiati, ma soprattutto mi piacerebbe le emozioni capire, che hai vissuto. Esatto, le emozioni, ma anche lo stato d'animo di tutte quelle persone che sono lì e si ritrovano veramente in mezzo alla guerra. Allora, lo stato d'animo è in realtà è una cosa sorprendente, nel senso che comunque Černiwsi, come diceva Fosco poco fa, è l'unica zona dell'Ucraina che non è stata toccata dal conflitto, però il conflitto è alle porte, nel senso che quando per esempio noi passavamo in macchina davanti all'edificio dove stavano i militari c'erano i sacchi di sabbia, c'erano i cavalli di frise ai lati delle strade, quindi è un popolo che in un certo senso si prepara, no, a questa guerra, però lo respinge, e questa cosa, questa doppia anima, tu in realtà la vedi anche negli abitanti, cioè praticamente le persone di Černiwsi vanno in giro, vanno al ristorante, vanno a comprare cose nei locali, i mercati sono aperti, i supermercati anche, però c'è il coprifuoco, non appena suonano come se nulla fosse, così vivono normalmente. Come se nulla fosse, però con questo costante pensiero, infatti anche quando stavo lì avevo intervistato delle persone per un articolo che poi ho fatto per l'Espresso e praticamente tutte le donne con cui ho parlato erano sposate o fidanzate con uomini riservisti, cioè anche questo significa tanto, no? Nel senso, sì, non è toccata dalla guerra, però qualora queste persone dovessero essere chiamate al fronte, devono partire, in sostituzione di per forza, un altro, per sì, forza. Deve partire. Certo. Ho capito. E poi la sirena, quando la senti, ricorda un po' qualcosa? Quando sentiamo la sirena?
Non ho capito, scusatemi quando perché salta il collegamento. Quando si sente il suono della, della sirena. Beh, sicuramente è un po' particolare, no? Perché loro ti dicono continuate a vivere normalmente. E invece il suono della sirena è preoccupante. Insomma, è però un po' di preoccupazione la dà. Esatto, infatti c'è un ragazzo che faceva da interprete, insomma, era uzbeko, però parlava anche l'italiano, quindi ci aiutava a relazionarci con le altre persone. Una delle primissime cose che gli ha chiesto Fosco è: ma scusami, quando voi sentite la sirena, che cosa fate? E lui con un sorriso risponde: noi continuiamo a vivere. Cioè, anche questo certo. È sorprendente. Senti, no? Erika, ma qual è la cosa più toccante, quella insomma che ti ha comunque segnato, no? Avendo vissuto lì con tutti gli amici ucraini? Allora, guarda, la cosa più toccante è stata in Ungheria, perché è stato il primo posto, il primo impatto che io ho avuto con una zona quasi di guerra, una zona di confine, e sono state le persone, sembra una banalità, però le persone che arrivavano in treno dopo un viaggio lunghissimo dalle zone più colpite della guerra e prendevano, la prima cosa che prendevano era il cibo per i loro animali, perché io stavo insomma in questa struttura che ospitava le persone che arrivavano dopo questi lunghissimi viaggi, c'era un piccolo reparto con il cibo per gli animali, e loro la prima cosa che facevano era andare là e prendere queste scatolette per darle da mangiare agli animali. Mamma mia, ci pensi? Che bello. È sconvolgente, no? Certo. Perché dopo un viaggio lunghissimo, chissà che cosa hanno visto, la prima cosa... Hanno pensato ai loro amici animali, devo dire. Ma forse perché proprio come diciamo sempre, quando poi ci si trova in queste situazioni di sofferenza, di dolore, vengono fuori i sentimenti umani, quelli più puri, no? Quelli più belli, quelli di solidarietà, quelli che magari nella routine della vita nostra quotidiana, certo, ahimè, dimentichiamo, certo, no? E non ci pensiamo. Invece in quei momenti dici ci dobbiamo aiutare, dobbiamo stare vicino a tutti, perché io ho bisogno, ma ha bisogno l'altro, ha bisogno il mio amico a quattro zampe, quindi vengono fuori i sentimenti veri, purtroppo solo... ahimè in quei momenti, però almeno insomma esistono e Fosco, sono belli da vivere. Con Erika hai vissuto diciamo in questi giorni in Ucraina, no? Sì, siete abbiamo stati avuto la possibilità di incontrarci per qualche giorno lì e mi fa piacere che Erika ha anche visto da vicino quello, certo, che sta succedendo lì. Mi piacerebbe che Erika ci racconta magari, visto dal suo punto di vista, proprio l'organizzazione che loro in maniera semplice sono riusciti a fare proprio l'indomani dello scoppio della guerra. In pratica sono stati degli amici, cinque amici provenienti da cinque realtà religiose diverse, che si sono incontrati e hanno deciso di fare qualche cosa, di non poter rimanere, certo, con le mani in mano. E questo Erika, poi lei è stata anche precisa nelle domande, nel cercare di capire l'organizzazione. Non so se ti fa piacere, facciamo una cosa, siccome siamo veramente curiosi di questo racconto, e Erika rimani con noi in collegamento, non te ne andare, perché tra poco ci racconterai questo momento, questo, sì, momento bello, molto bello, bello, soprattutto... L'abbiamo fatto anche un po' a pregare alcune volte, Erika. Sì. Allora rimani con noi Erika, nel frattempo andiamo avanti. Giordana Angi, le cose che non dico. Giordana Angi, le cose che non dico, un'altra dei protagonisti di Amici di Maria De Filippi, che l'altra sera si è concluso con un nuovo vincitore, certo, con Luigi. Certo, bravo. E lei... i genitori come hanno reagito vedendo la vittoria del figlio, che bello. Meraviglioso. Che emozione. Siamo molto contenti. Allora, torniamo a noi e torniamo alla nostra ospita, Erika Fosco. Stavamo parlando dell'esperienza in Ucraina e Fosco aveva fatto una domanda. Beh, una domanda molto interessante, cioè volevamo che Erika ci parlasse un po' dell'organizzazione che, esatto, stava, che era lì, sì, no? Esatto, perché l'abbiamo vista da vicino e mi piaceva l'occhio critico della giornalista Erika, tu allora, che raccontaci. Cosa hai da dirci? Allora, prima di tutto sull'organizzazione io voglio fare un complimento a Fosco che non ho fatto quando insomma stavamo insieme, cioè io penso lui sia una delle poche persone che ha scortato il suo camion di aiuti umanitari, insomma, da praticamente da Roma passando per la Romania fino all'Ucraina. Mamma mia, troppo gentile. Che viaggio che hai fatto, è vero? Esatto, un viaggio pazzesco, e durante questo viaggio abbiamo incontrato delle persone fantastiche, cioè persone che si sono reinventate volontarie e che in Romania praticamente avevano momentaneamente messo dalla parte lo studio, l'università per caricare e scaricare, vero, i camion che ogni volta passavano la frontiera, e questo per la parte, insomma, l'ultimo lembo europeo, no? La Romania, e dove stavamo noi, Siretta, era la frontiera. E poi invece in Ucraina queste realtà religiose, come diceva Fosco, che si sono unite, hanno proprio preso fisicamente la sede di un ufficio
e si sono messi a coordinare e a lavorare da lì. Ognuno aveva un compito, c'era chi si occupava di smerciare quello che arrivava, c'era chi si occupava di cercare un alloggio per le persone che chiamavano dalle zone di guerra e volevano rifugiarsi a Cernivtsi, c'era chi coordinava, e praticamente loro avevano un'organizzazione svizzera, cioè ogni mattina alle 8:30 mi pare, se non prima addirittura alle 8, ci si incontrava tutti quanti all'ufficio e si lavorava fino a sera. Erano tipo come delle piccole formiche, no? Che si aiutano tra loro, ognuno aveva il suo ruolo, il suo compito, esatto. in maniera proprio attenta. Tutto poi nato e come diceva Erika, tutto nato poi all'indomani del 24 febbraio, infatti questa era una cosa sorprendente. Tantissimi giovani, poi a me ha colpito il fatto, tantissimi ragazzi, ragazze che hanno dato il loro tempo, come diceva Erika, che hanno lasciato, magari messo da parte adesso lo studio per dedicarsi a questa cosa umanitaria, davvero meraviglioso, bravo, meraviglioso. Bravi, davvero, bravi, davvero, guarda, tanto è importante questo, poi quando uno si aiuta con l'altro è bello, no? Si crea veramente una bella alchimia, una bella emozione. Vorrei dire una cosa, perché poi a volte credo che questa guerra sta prendendo sulla stanchezza, sul fatto che passano i giorni, che passano le settimane e ormai ci facciamo un po' l'abitudine. Perché bravo, infatti questo volevo dire, ragazzi, c'è una guerra ancora. C'è una difficoltà, e io voglio anche aprire un altro capitolo sul discorso dei rifugiati. Anche i rifugiati che sono arrivati qui in Italia, noi ne incontriamo alcuni qui a Roma che stanno decidendo di tornare lì, perché qui purtroppo oltre ad averli ospitati e dargli da dormire e da mangiare, però non c'è altro, e quindi si decide di tornare indietro. È una situazione davvero drammatica. Ma credo che purtroppo questa guerra, e credo che insomma poi chi l'ha voluta sapesse che coincideva anche con un momento drammatico come quello del post pandemia, anzi post tutto sommato non è neanche post, ancora è pandemia, e quindi con tutte le difficoltà, la drammaticità di chi ha perso il lavoro, di chi ha difficoltà economiche nel nostro paese, quindi già magari noi purtroppo abbiamo che difficoltà, non ce la stiamo passando riuscire benissimo, anche no? ad aiutare. Diventa tutto complicato. Io vorrei sottolineare il fatto che se non si capisce che questa guerra in qualche maniera tocca anche noi, sarà peggio. Certo, sarà peggio, perché lo sviluppo che può avere potrebbe essere davvero drammatico anche nei nostri confronti. Certo. Quindi ecco perché toccarla da vicino lascia questo. È vero. Erika, allora adesso i tuoi nuovi impegni, diciamo, è tornare. C'è in programma di ritornare lì? In Ucraina? Allora, per il momento no, per il semplice fatto che io ero partita perché penso, come tutti quanti, sono rimasta sconvolta da quello che è successo, da questa guerra, e volevo dare il mio contributo. Nel mio caso, essendo una giornalista, ho pensato che quello che in teoria avrei saputo far meglio era raccontare, no? E quindi io penso di, per ora, di averlo fatto, di aver conosciuto persone, di aver nel mio piccolo insomma cercato di farle conoscere anche a chi ha letto quello che ho scritto. Tra l'altro ti faccio i complimenti, perché stavo leggendo i tuoi articoli che mi ha poi insomma inoltrato Fosco sull'Espresso, quindi veramente complimenti. C'è un bellissimo, vorrei che magari dice Erika qualcosa su proprio quell'articolo che ha fatto quando eravamo a Cernivtsi, relativamente al fatto dello studio, di queste difficoltà che hanno i ragazzi di ogni età, di dover studiare a distanza, di dover scendere quando ascoltano la sirena obbligatoriamente scendere nei rifugi. E Erika ha intervistato diversi studenti in quei giorni, vero? Esatto, diversi studenti, e tra l'altro mi aveva colpito un ragazzo in particolare di insomma 17-18 anni che voleva studiare in Italia. Lui diceva: io insomma sono studio materie tecnologiche, vorrei trasferirmi forse a Roma, forse a Torino, insomma, quindi c'è sempre un po' l'Italia in un certo senso che ritorna e che è stata veramente in prima linea come paese nella solidarietà. Certo, che è il sogno. Poi, il sogno di questi ragazzi per poter uscire da questa drammaticità. Esatto, per riaggrapparsi, no, per quanto possibile alla normalità. Certo. E poi quest'altra professoressa, anzi era una maestra in realtà di una scuola d'inglese per bambini,
che mi ha portata a vedere il rifugio dove loro andavano qualora suonassero le sirene. E la prima cosa che mi ha detto è: questo rifugio è molto buono perché oltre a proteggerci c'è la connessione internet. Ah, Perché ecco. ovviamente da quando c'è la guerra in Ucraina, tutte le scuole, tranne rarissimi casi con permessi particolari, sono passate di nuovo alla DAD, no? Certo, Perché ragioni di sicurezza, certamente. Ovviamente, tanti ovviamente. se ne sono andati. Quindi, Erika, insomma. guarda, noi ti dobbiamo salutare purtroppo perché i tempi televisivi tu da giornalista puoi bene immaginarli, quindi siamo felici di averti avuto nostro ospite e soprattutto Perché grazie per non la tua raggiungerci qua testimonianza. in studio, no? Sì, credo che Erika Sì, dai, la facciamo venire un giorno. Sì, quando sì. vuoi, ti aspettiamo per continuare a raccontarci e condividere con te. Altre esperienze. Intanto grazie per essere stata nostra Grazie, ospite, buon Erika. Piacere, lavoro e in bocca Ciao, al Erika. lupo, e in bocca al lupo per tutto. Erika Antonelli, Fosco invece rimane con noi e noi torniamo tra pochissimo. Buona Grazie, giornata, Erika. Erika. Ciao, Abbraccio. ciao, buon Ciao. lavoro. Ciao. Bruno Mars, Grenade. Stiamo facendo un po' il giro perché prima Cartagena, Cartagine, Cartagena. Adesso Granada. Sì. Stiamo facendo un giro e poi torniamo a Roma. Mi sembra giusto, atterriamo no? a Roma di Atterriamo, nuovo. siamo qui con Fosco Ieva Esatto. che è in collegamento con noi. Vivere la gioia! Qui in diretta. È in collegamento, sì, attaccato. In presenza. No, scusami, scusate, è in collegamento perché guarda, Sono collegato. Sto guardando dal 115, vede due schermate. Sì, lo so. Quindi, lei mi fa un po' come Barbara D'Urso, che fa i collegamenti e poi all'ospite sta è a vera 10 sta metri. Cosa, però. No, è successo a me. Sì, è vero. È successo a me. Lo sai, no? Sì, una no. volta andai ospite Cioè, no, lo studio a pomeriggio 5. Lei era in studio qui a Roma e il direttore di studio mi fa: allora guardi, lei si accomodi qui nello studio, le mettiamo tutto e vedo il televisore, la telecamera. Dico: scusate, ma perché? Dico: lo studio sta di là. No, perché lei è in collegamento. E quindi quando Barbara D'Urso mi presentò: in collegamento con noi Danilo Bruggia, ma stavo a 10 metri. Tu dici perché? Bellissimo. Misteri della TV. Ma io lo so perché non te voleva vicino, c'ha ragione. Certo. Senti Fosco, allora parliamo invece adesso, dopo l'ospite Erika Antonelli, mi piacerebbe parlare con te di Vivere la Gioia. Insomma, l'associazione che si sta battendo per aiutare tante persone, e come procede? Allora, Vivere la Gioia continua a essere impegnata su diversi fronti, diverse sì. iniziative, anche se poi ci definiamo una piccola associazione, però da un grande cuore, Vero. In qualche maniera anche grazie ai volontari e ad altre associazioni che fanno rete con noi sempre. Bella, importante questa cosa. Sì, a noi ci piace Colleganza. Questa cosa di fare rete, di condividere insieme dei progetti, quindi continuiamo a sostenere le famiglie che sono in difficoltà tramite il banco alimentare, con un pacco alimentare che consegniamo ogni 15 giorni. Stiamo poi vicino ai rifugiati ucraini, in particolare sono delle mamme ucraine, adesso siamo arrivati a 70 mamme più circa 100 bambini. Accidenti. Sabato mattina consegneremo a loro alla parrocchia di Santa Vittoria ad Ostia le derrate alimentari, grazie a delle volontarie che stanno collaborando con noi. Poi lì nel quartiere dove siamo a Magliana stiamo facendo, cercando di fare qualcosa di più a livello di sociale anche per l'inserimento nel mondo del lavoro. Avevamo parlato nelle scorse settimane della possibilità di trasmetterci i curriculum dei ragazzi o delle persone più grandi che ne avessero avuto necessità per l'inserimento tramite l'ufficio di collocamento per la ricerca del lavoro, e devo dire che 3 persone hanno trovato lavoro grazie a questa cosa. Che bello. Quindi ma questa è una grande, è cosa. Una grande notizia, noi siamo molto soddisfatti di questa certo. cosa. Bello, Senza raccomandazione, perché hanno fatto il colloquio e perché hanno seguito i nostri consigli. Noi abbiamo solamente Bravi. Trasmesso il loro curricula, si dice, se non sbaglio. E al plurale sì, è curricula. È curricula. Ha detto bene. I loro curricula bene. All'ufficio di collocamento. Hanno poi passato un colloquio tramite la promo impresa che per la Regione Lazio segue queste situazioni. E si può sono sapere stati che inseriti. Lavoro? Che lavoro fanno? Allora, uno è il lavoro di segreteria, sì. Un altro è stato il lavoro in un fast food. Non facciamo la pubblicità, certo. ma no, si no, comprende qual è certo. McDonald's, Chiocciola, Amici Network, Burger King. Cioè, se questo però punto, era, scusa, è ovvio che. E un altro in un lavoro di una fabbrica che serviva una persona. Bello. Però, e quindi invito importante. Tutti quanti a non sottovalutare queste possibilità che poi danno un'opportunità sia all'azienda che cerca il lavoro, perché tramite le politiche attive della Regione Lazio, che possono essere Garanzia Giovani o Generazioni,
hanno dei vantaggi sui contributi, sulla formazione, sono un po' agevolati, ecco. E a volte, diciamo, non si conoscono molto queste situazioni, quindi stiamo cercando noi in piccolo di renderle fruibili e note. E un'altra cosa molto bella che sta iniziando da un paio di settimane è il microcredito, una parola molto particolare che serve uno studio appropriato per comprenderla. In praticamente andare a dare del credito a persone che non hanno la possibilità di chiederla, cioè di quelle che si presentano in banca e dice: ma tu che vuoi, chi ti conosce? Sia a livello personale e sia a livello, sta succedendo molto spesso, e sia a livello di startup, di aziende. Ma pochi sanno che in Italia c'è una legge che aiuta invece queste situazioni, proprio andando a sostenere l'idea, nel caso c'è una startup, un'azienda, e quindi andare a vedere la validità dell'idea. Quindi, hai capito? C'è la possibilità di avere dei tutor che possono insieme studiare il business plan, cioè il progetto di quello che sarà, e se c'è un progetto valido e tu hai le capacità per poterlo sostenere, ti aiutano, la banca c'è la possibilità di ricevere un fondo perduto, anche c'è un fondo perduto specialmente se si è donne in questo periodo. Vedi? O anche avere la possibilità di avere l'accesso al credito, che spesso la banca, sappiamo che giustamente ci chiede 3 miliardi di garanzie, certo. E invece in questo caso lo Stato ci affianca e ci aiuta. Quindi scusami, io lavorando con delle difficoltà potrei avere io un finanziamento. Che dici, presentando Brugia? Presentando Brugia come persone in difficoltà. No, business, difficoltà, voi due state un po' in difficoltà. sì, a noi ce lo danno subito, guarda, proprio. Ma no, ma infatti volevo anche favorite. Esatto, ma infatti volevo chiedere anche nell'altro caso provare. In cui c'è la possibilità di proporre del lavoro, tu pensi che ci sia una manovalanza, qualcosa facciamo, che vada bene per lui? Facciamo di mandare il curriculum, magari così te lo togliamo. Grazie Fosco, grazie. Posso dire una cosa, adesso mi fate pensare al mondo del lavoro, ma tu sai, io conosco molti locali a Roma, no? Tanti amici che sono imprenditori, e a proposito di lavoro, ci sono tanti locali, tanti proprietari di locali che cercano camerieri, è vero, e barman e cuochi e anche cuochi. Ma guarda, è vero. Ieri sera è stato un altro esempio. Devo dire, questa è una cosa che stiamo riscontrando anche noi, che abbiamo tante ci sono tante aziende che stanno cercando posizioni di questo genere, quindi se qualcuno è interessato, anche noi abbiamo diverse offerte di lavoro. Guarda, ad esempio, leggo al volo, ti volevo chiedere, Paciullo, se conosci, tutte le cose convenevoli, qualcuno che vuole fare la stagione da noi, camerieri, barman, e non si trova più nessuno. È vero. Quindi una cosa voglio dire, invito tutti quanti chi cerca lavoro a entrare nel mondo del lavoro. Perché solamente entrando nel mondo del lavoro c'è possibilità poi di continuare a lavorare. Bene. Se uno resta fuori dal mondo del lavoro sta autoescludendo. Però vi dico una cosa, Lucas che sta in regia ha detto una cosa giusta: se pagate di più, magari la gente si trova. Dello stipendio magari più basso, sottopagato, è una battaglia che è giusta. Però è anche vero che chi non ha esperienza deve comunque iniziare. Assolutamente. E se uno aspetta e dice: mi tengo, perdonatemi, reddito di cittadinanza, che è un grande aiuto in caso di difficoltà, certo, e preferisco non andare a lavorare, secondo me stanno facendo un errore. Hai detto una grande cosa, perché hanno fatto un servizio proprio alle Iene a questo proposito, e c'erano dei ragazzi a cui veniva proposto un lavoro. Ovviamente era una situazione creata apposta per vedere proprio la reazione di quello che in generale accade. Gli veniva proposto un lavoro, il contratto e tutto quanto, e questi ragazzi rispondevano: ma non si potrebbe fare in nero, perché altrimenti perdo il reddito di cittadinanza, e io con il reddito di cittadinanza ci guadagno di più. Perché quindi si guarda all'oggi e non si comprende poi il proseguimento, perché dopo significa che tu non hai nemmeno una carriera fatta, certo, e quindi non hai una professione, presentare. Quindi chi è interessato può mandarci una mail a viverelagioia@gmail.com e vi diamo qualche indicazione su come muovervi. Perfetto. Allora, Fosco, quindi cerchiamo sempre di essere un pochino più sociali in qualche maniera e dare informazione per tutti. Rivediamo le mail. Vivere la gioia, come il nome della nostra associazione, quindi viverelagioia@gmail.com. Semplicissima. Facile. Alla Fosco, noi ti ringraziamo, ci vediamo giovedì prossimo. Grazie a voi dell'accoglienza. Un Dio vi benedica a tutti quanti. Sempre. Grazie Fosco Ieva. E noi proseguiamo con Mika. Io.